Eccoci qui. No, veniamo noi, dottoressa Sabato, siamo qui. Allora, innanzitutto le sensazioni e le emozioni di questa giornata così importante per questi ragazzi che non hanno avuto, per via della situazione che sappiamo, l'emozione di viverla dal vivo nelle loro sedi universitarie, ma qui a Cerignola forse qualcosa in più c'è stata, più di un'emozione. Sembra che per me è stata una grande emozione comunque a poter organizzare questa giornata, perché come ho detto mi rendo conto che è mancata a questi ragazzi, un momento importantissimo, che è la cerimonia dell'acclamazione. È un momento che chiunque l'ha vissuto sa che significa veramente qualcosa di importante. Improvvisamente ti senti proiettato in un mondo di adulti, di persone che nella vita possono veramente fare qualcosa e dare qualcosa agli altri. La cerimonia, l'acclamazione, la proclamazione, la commissione, gli amici, i parenti, i fiori, i fotografi, tutto questo questi ragazzi purtroppo non l'hanno potuto vivere. Questa cerimonia, pur con i limiti del lockdown, dell'emergenza sanitaria, però ha cercato, come dire, di valorizzare la laurea che loro hanno conseguito, che è stato il frutto sicuramente di tanto impegno, di tanti sacrifici, di momenti di tensione. Io spero che tutti loro abbiano gradito questa giornata. Per me è stata un'emozione profonda, anche perché dai miei 65 anni di pensare a me di 23 anni, il giorno della laurea, sì, mi ha fatto tornare tanti anni indietro, e quindi ho vissuto con grande afflato proprio questa... Senta, dottoressa, approfitto anche della sua cortesia per chiederle anche un'altra cosa. Tra meno di un mese comincerà l'attività sportiva per quanto riguarda la pallavolo con le squadre che saranno impegnate nei campionati di rispettiva competenza. Volevo sapere, anche perché l'anno scorso, prima della sospensione dei campionati, lei aveva emesso una ordinanza in cui soltanto le squadre potevano essere presenti e il loro staff al campionati prima della loro sospensione. Le chiedo, c'è quest'anno la possibilità che questa ordinanza venga in qualche maniera rimessa ancora in evidenza, o perlomeno anche per gli organi di informazione, perché lo scorsa stagione sono stati un pochettino penalizzati? Noi ci atterremo a quelle che sono le disposizioni governative e regionali in materia. Sicuramente non possiamo né contraddirle né andare oltre né fare meno. Quindi ci atterremo a quelle che sono le disposizioni regionali, attende ovviamente al contesto locale, ma le nostre linee guida sono quelle, non ne abbiamo altre. Non possiamo adattarle anche nel comune di Cerignola. Perfetto, grazie dottoressa Sabato, buon lavoro. Grazie.